Bach ha sempre scritto delle fughe. Nessun'altra forma gli era più congeniale e nessuna consente di seguire con altrettanta chiarezza l'evoluzione della sua arte. Egli è sempre stato giudicato sulla base delle sue fughe. Le componeva ancora negli ultimi anni della sua vita, quando l'avanguardia di quell'epoca si orientava verso avventure più melodiche. E venne considerato un sopravvissuto di un'età meno illuminata e ormai trascorsa. Nel primo 800, quando ebbe inizio il grande movimento popolare della sua riscoperta, i suoi fautori erano volonterosi romantici, per i quali i monumentali cori ibernati della Passione secondo San Matteo o della Messa in Si minore rappresentavano enigmi insolubili, se non addirittura ineseguibili, degni di venerazione, soprattutto perché così trionfalmente traboccanti di fede. Come archeologi impegnati nella riesumazione di una civiltà dimenticata, essi contemplavano ammirati i loro reperti, ma soprattutto si compiacevano dell'iniziativa dimostrata nel dissotterrarli. Per orecchi ottocenteschi, quei cori, dalle modulazioni così ambivalenti, non erano certo consoni agli ideali classico-romantici di prassi tonale. Anche noi, pur convinti come siamo di avere compreso i significati più reconditi dell'opera di Bach e la variegatezza del suo impulso creativo, riconosciamo nella fuga il centro di tutta la sua attività musicale. Nella tecnica di Bach c'è un continuo approssimarsi alla fuga, a essa sembrano dover alla fine, sfociare tutti i discorsi musicali da lui toccati. Anche la più modesta aria di danza o il più solenne tema di corale sembrano invocare una risposta, sembrano pronti a spiccare quel volo contrappuntistico che nella tecnica della fuga trova la sua espressione più completa. Ogni sonorità da lui saggiata, ogni combinazione vocale e strumentale sembra foggiata in modo da ammettere una miriade di risposte e da apparire incompleta se tali risposte non vengono debitamente fornite. Persino nei momenti di gemütlich, allorché lo sorprendiamo intento a reclamizzare il caffè di una cantata o a buttare giù qualche pezzo per Anna Magdalena, abbiamo l'impressione che immediatamente al di sotto della superficie si celi una potenziale situazione di fuga. E ci sembra anzi di cogliere un disagio quasi visibile o udibile ogni qualvolta gli capiti di dover reprimere la sua abituale predilezione per la fuga per unirsi a quella semplicistica ricerca di organizzazione tematica e di conformismo, di modulazione che era il primo pensiero della sua generazione. La morte di Bach non segnò tuttavia il tramonto della fuga, la quale anzi continuò a rappresentare una sfida per quasi tutta la nuova generazione, che pur senza rendersene conto cresceva all'ombra di Bach, ma era una forma sempre più disattesa, cui si ricorreva quando vi si ricorreva solo per concludere in grande stile composizioni corali di ampio respiro, oppure come terapia pedagogica per melodisti in erba, il cui basso albertino richiamava una sferzata di energia. Non costituiva più il punto focale del pensiero musicale, e il suo abuso poteva addirittura costare a un giovane compositore il favore del pubblico. In un'epoca dominata dalla ragione, la fuga appariva essenzialmente irragionevole. Anche se a Bach era probabilmente più congeniale che ad altri, la tecnica della fuga non è certo una disciplina che si possa imparare dall'oggi al domani. Ne sono prova i primi esperimenti di Bach stesso, tra cui le goffe toccate in stile fugato scritte quando era sui 20 anni. Interminabilmente ripetitive, piene di progressioni rudimentali e bisognose di un grosso lavoro di matita rossa e blu, sono spesso soverchiate da quel turgore armonico che era sempre in agguato per il giovane Bach. La semplice presenza di un soggetto e di una risposta sembrava sufficiente a soddisfare le sue esigenze ancora sprovviste di senso critico. La prima delle sue fughe, incluse nella toccata in re minore per clavicembalo,
rappresenta la proposizione tematica di base ben 15 volte e sempre nella tonalità di impianto. In composizioni di questo genere, gli aspetti inventivi della fuga venivano necessariamente subordinati a un esame delle possibilità modulanti della tonalità e, malgrado le tendenze prevalentemente contrappuntistiche di quella generazione, erano pochissime le fughe in cui veniva elaborata una forma adeguata alle loro esigenze specifiche. Questo è in realtà il problema storico della fuga, che non è una forma vera e propria come lo è la sonata, o quantomeno il primo tempo della sonata classica, ma piuttosto un invito a creare una forma adeguata alle particolari esigenze della composizione. In questo tipo di scrittura, la riuscita dipende dalla misura in cui il musicista riesce ad allontanarsi dalle formule per dedicarsi alla creazione di una forma, e appunto per questo la fuga può essere la più banale delle avventure tonali, oppure la più stimolante. Un buon mezzo secolo separa i maldestri esperimenti dell'adolescente Bach nel genere della fuga dai più volutamente anacronistici tra gli esperimenti più tardi, quelli cioè dell'arte della fuga. Bach morì prima di ultimare quest'opera, ma non prima di aver raggiunto un livello di gigantismo fugale che rimase ineguagliato, cronometro alla mano se non altro, fino all'esibizionismo neobarocco di Ferruccio Busoni. Nonostante le sue proporzioni monumentali, l'opera è pervasa da un senso di distacco. Bach si stava effettivamente distaccando dalle preoccupazioni concrete nell'attività musicale per ritirarsi in un mondo ideale dominato dalla più assoluta invenzione. Un aspetto di questo distacco è il ritorno a una concezione quasi modale della modulazione. In quest'opera sono ben pochi i momenti in cui Bach manifesta quell'infallibile istinto di ritorno alla tonalità che era tipico delle sue composizioni meno vigorosamente didattiche. Lo stile armonico usato nell'arte della fuga, benché di un cromatismo lussureggiante, è in realtà meno moderno di quello delle fughe giovanili e spesso proclama nei suoi vagabondaggi, su e giù per la mappa tonale, una discendenza spirituale dal cromatismo ambivalente di Cipriano d'Erore o di Gesualdo da Venosa. Per ottenere risalto e continuità strutturali vengono sfruttati quasi tutti i rapporti tonali fondamentali, a volte nella chiusa di un brano importante in una fuga multitematica si incontra perfino una cadenza perfetta sulla dominante, ma soltanto raramente quest'opera ricca di cangianti modulazioni presente a quel vigoroso determinismo armonico che caratterizza lo stile fugale della maturità di Bach. Tra gli esperimenti ancora acerbi del periodo di Weimar e l'intensa e racchiusa concentrazione dell'arte della fuga, Bach scrisse centinaia di fughe, anche destinate alle più diverse combinazioni strumentali e che rivelano, al massimo della scioltezza, la sua padronanza quasi assoluta della tecnica contrapuntistica. Termine di paragone di questa e di tutte le altre composizioni del genere sono i due libri del clavicembalo ben temperato, comprendenti 48 preludi e fughe. In queste pagine di portentosa varietà si realizza quell'equilibrio fra continuità lineare e sicurezza armonica che il compositore non era mai riuscito a raggiungere in gioventù e che, dato il taglio anacronistico dell'opera, ha una parte solo secondaria nell'arte della fuga. La genialità tonale di cui Bach dà prova in queste composizioni appare indissolubilmente connessa al materiale usato e dotata di un'ampiezza di modulazione tale da permettergli di sottolineare le estrosità tematiche dei suoi soggetti e controsoggetti. Nel creare questa omogeneità concettuale, Bach non solo è libero da qualsiasi inibizione stilistica, ma riesce addirittura a stabilire un lessico armonico diverso per ognuno dei pezzi. La primissima fuga del primo libro, ad esempio, si permette soltanto modulazioni di minima entità e, gremita com'è di stretti, caratterizza ingegnosamente il soggetto, un tranquillo modello diatonico
di compostezza accademica. Altre fughe, come quella in Mi maggiore del secondo libro, denotano un analogo interesse per la modulazione. Qui la fedeltà di Bach al suo soggetto di sei note è talmente tenace e lo schema di modulazioni con cui ce lo presenta è così cauto che sembra quasi di intravedere il fantasma intenso e ardentemente anticromatico di Heinrich Schütz. Vi sono poi fughe con soggetti più lunghi e più elaborati, di cui il dipanarsi del mistero tematico è inseparabile da un disegno modulante generale. Un ottimo esempio ne è la fuga in Si bemolle minore del secondo libro, di cui viene esposto, secondo lo schema consueto, un incisivo soggetto dall'andamento a spirale che si prolunga per quattro battute. A mano che entrano le altre voci, Bach riduce al minimo il problema del tessuto contrappuntistico, conservando come controsoggetto una serie di semitoni alternativamente ascendenti e discendenti. Più avanti, la docilità senza pretese di questa linea secondaria si rivelerà molto fruttuosa, perché la fuga che Bach ha in mente è di tipo completamente diverso da quelle in Do maggiore o in Mi maggiore analizzate in precedenza. Egli presenta il suo materiale in vesti armoniche sempre differenti e ad ognuna delle principali svolte modulanti
ne pone in luce qualche latente peculiarità strutturale. Ad esempio, quando passa con una dissolvenza alla mediante ed espone per la prima volta il soggetto in una tonalità maggiore, re bemolle, si delinea un duo in canone fra il soggetto stesso, rassegnato al soprano, e un'imitazione svolta dal basso alla distanza di un tempo e abbassata di 2 ottave più una nota. Durante questo episodio, il controsoggetto tematico esce momentaneamente di scena, sostituito da voci secondarie che intervengono con commenti in forma quasi canonica. Non c'è sonata o concerto delle generazioni seguenti che abbia mai preparato il proprio terreno tematico secondario con una successione di eventi più saggiamente calibrata di questa. Ma per Bach non si tratta affatto, in nessun senso rococò, di un terreno di importanza secondaria. Esso rappresenta semplicemente una delle tante tappe intermedie nella sua ininterrotta ricerca della relazione fra soggetto e modulazione. Il ritorno alla tonalità originale è segnalato dalla prima di numerose presentazioni del soggetto in forma invertita. E infine elaborata fino a riproporre contemporaneamente le forme originali ed invertite. Da ciò nasce a sua volta un delicato dialogo cromatico fra le voci interne, con cui Bach si lancia in una serie di avventure modulanti alquanto spinte. Ma poi il decoro tonale finisce col prevalere e nei momenti conclusivi il compositore rinuncia decisamente alle seduzioni estranee per rimanere saldamente ancorato alla tonalità d'impianto, si bemolle minore. E infine, per ribadire che le avventure armoniche di questo brano erano inscindibili dalle studiatissime presentazioni del soggetto principale, si congeda riproponendo i temi in forma originale e invertita, con uno sfoggio di doppie terze spavaldamente virtuosistico. All'interno del clavicembalo ben temperato esiste spesso un'autentica comunione di interessi e di spirito fra le varie fughe e i preludi che le precedono. A volte questi ultimi sono soltanto introduzioni prosaiche in questa categoria scolastica, annovererei quelli in Do maggiore e in Do minore del primo libro. Il carattere pensoso e malinconico della fuga in Do diesis minore a 5 voci del primo libro, invece è già tutto meravigliosamente presente nel suo languido e trasognato preludio. Talora anche i preludi hanno un andamento fugale. Quello in mi bemolle maggiore del primo libro, ad esempio, pur trascurando le norme accademiche dell'esposizione, presenta un tessuto fugale così intricato da mettere in ombra la fuga vera e propria che lo segue, un po' troppo disinvolta e convenzionale. Inoltre Bach si serve a volte dei preludi per sondare quelle eleganti sottigliezze di equilibrati binari e di alternanze tematiche che stavano diventando la principale preoccupazione di gran parte dei suoi colleghi. Il preludio in Fa minore del secondo libro richiama alla memoria una delle creazioni meno volutamente tattili di Domenico Scarlatti. Come l'arte della fuga, anche il clavicembalo ben temperato è stato eseguito per intero o in parte, oltre che sullo strumento di cui porta il nome, al clavicembalo, al pianoforte, da complessi di archi o di fiati, da orchestre jazz,
o da almeno un gruppo di vocalisti. E questa splendida indifferenza a una sonorità specifica non è la minore fra le attrattive che sottolineano l'universalità di Bach. In gran parte dei 48 preludi e fughe si nota tuttavia un'autentica consapevolezza tattile, e in mancanza di statistiche precise si può affermare con una certa sicurezza che oggi la maggior parte delle esecuzioni avviene sul pianoforte moderno. Non è quindi possibile evitare alcune considerazioni su come meglio impiegare tale strumento al servizio di questa musica. Se e fino a che punto il pianoforte debba piegarsi alle esigenze di questo testo musicale è una questione che è stata al centro di vivaci discussioni per tutto il nostro secolo. Mentre alcuni sostengono che Bach avrebbe usato il pianoforte se lo avesse conosciuto, altri rispondono invece che Bach, non potendo tener conto di una tecnologia ancora di là da venire, si mantenne in genere nell'ambito delle sonorità a lui familiari. Come noto, il metodo compositivo di Bach è caratterizzato dalla sua riluttanza a scrivere per un determinato strumento a tastiera, ed è assai improbabile che il suo senso della contemporaneità sarebbe stato modificato se all'abbondanza di strumenti disponibili in casa sua si fosse aggiunto il più recente esemplare di tastiera Steinway a doppio scappamento. D'altra parte bisogna riconoscere, a credito dello strumento a tastiera moderno, che il potenziale della sua sonorità, quell'implicita ricchezza di legati morbidi e setosi, può essere ridotto oltre che sfruttato a fondo, se ne può fare uso oltre che abuso. In realtà, a parte uno stretto rigore archivistico, non vi è nulla che impedisce al pianoforte moderno di rendere con fedeltà le implicazioni architettoniche dello stile barocco in generale e di quello bacchiano in particolare. Questa posizione esige naturalmente che si operi con discernimento nella soluzione di quei problemi di articolazione e di registrazione che sono parte integrante del metodo compositivo di Bach. Essa ci obbliga come minimo a tenere presente che un uso smodato del pedale condurrà quasi fatalmente la bella nave dell'ambizione contrappuntistica a incagliarsi sugli scogli retorici del legato romantico. Inoltre esige anche, a mio parere, qualche sforzo per simulare le registrazioni caratteristiche del clavicembalo, se non altro perché la tecnica da cui deriva tutto l'atteggiamento di Bach nei confronti dell'andamento tematico e del fraseggio si fonda sulla sensibilità al dialogo dinamico. Se volessimo usare la terminologia cinematografica, potremmo dire che Bach era un regista che pensa per stacchi invece che per dissolvenze. Esistono peraltro casi in cui la continuità lineare delle sue opere è così inflessibile da non lasciare letteralmente posto a cadenze ben definite, e non vi è quindi alcuna possibilità legittima di ricorrere a quella varietà di tocco che è il corrispettivo pianistico del registro liuto o delle manovre coi tiranti d'accoppiamento nel clavicembalo. Situazioni del genere, che sono numerosissime nell'arte della fuga e molto rare nelle toccate in stile fugato, nel clavicembalo ben temperato si presentano con una frequenza che dipende dalle premesse armoniche dei diversi brani. In una fuga come quella in Do maggiore del primo libro, il continuo accavallarsi degli stretti rende l'individuazione di questi punti chiave più difficile che, per esempio, nella fuga in si bemolle minore del secondo libro. Tali particolari creano innegabili problemi di adattamento per chi esegue i capolavori del periodo barocco su uno strumento moderno, e sono fra le primissime questioni pratiche che un interprete coscienzioso deve cercare di risolvere, forse anche in maniera del tutto personale. L'ideale sarebbe però che questi problemi fungessero da catalizzatori per quell'esuberante e fecondo sforzo di ricreazione, che è la gioia suprema a cui deve tendere ogni considerazione analitica e ogni conclusione polemica.